Arceus e gli Unknown, due creature che dalla quarta generazione si sono viste unire da un legame che si è esplicitato magnificamente durante l'evento delle rovine Sinjo, dove Arceus, ricreando uno dei suoi tre figli, richiama a sé quelle creature che a Yotto e a Sinnoh hanno rappresentato la prima forma di scrittura a noi pervenuta. Ma perché mai Arceus dovrebbe avere necessità di queste creature, anzi di queste ultra creature, per creare per la seconda volta di Alga, Palkia e Giratina? Forse ne ebbe bisogno anche la prima volta? Possibile che gli Unknown in un qualche modo facciano parte di Arceus? Per rispondere a questa domanda non possiamo semplicemente scandagliare il mondo Pokémon, ma dobbiamo andare oltre analizzando i concetti di Dio e parimenti di linguaggio. Questo è un concept analysis particolare. Analizzeremo due Pokémon perché forse in fin dei conti si tratta dello stesso Pokémon e dunque alla fin fine faremo anche una teoria Pokémon. E dunque, detto ciò, benvenuti signori e signore in questo nuovo concept analysis. Ricapitoliamo, tanto per iniziare, tutte le informazioni che abbiamo già raccolto negli ultimi tempi riguardo al Pokémon creatore. Generato da un vortice di caos che potremmo ricondurre a delle creature che prenderebbero il nome di giganti, ma sulle quali quest'oggi glisseremo, Arceus crea un mondo retto dall'ordine, dando vita in primis a Dialga e Palkia, incarnazioni del tempo e dello spazio, e dalle quali interazioni ha origine la materia. Accanto a loro venne generato un terzo essere, in questo caso rappresentante dell'antimateria e dunque dell'antispazio, dell'antitempo, ossia Giratina. Dopo ciò, il dio creatore plasmò altri tre esseri, ossia Uxie, Mesprit e Azelf, a cui consegnò le chiavi dell'intelligenza, delle emozioni e della volontà. Dall'interazione tra queste nacque poi lo spirito. L'universo, o meglio, il multiverso generato da Arceus, si muove seguendo queste coordinate. Se ogni corpo fisico inanimato risponde unicamente alle leggi della materia, ossia spazio e tempo, ciò che è spirito, in definitiva tutto ciò che è vivo, risponde a un ulteriore livello strutturale, che se vogliamo utilizzare un termine filosofico potremmo definire metafisico, definito per l'appunto da emozioni, intelligenza e volontà. Fatto ciò, Arceus cade in un sonno profondo e attenzione, perché all'interno del concept analysis suo e degli Unknown questo fatto è dannatamente fondamentale. Già, perché ciò che ci importa davvero di Arceus è che quest'ultimo, cadendo in un sonno profondo, non agisce direttamente sulla sua creazione. Quello che voglio dire è che non dobbiamo immaginarlo come un burattinaio che muove continuamente i fili della realtà, ma piuttosto come una sorta di inventore che, una volta date le leggi fisiche alla sua macchina, può tranquillamente allontanarsene perché quest'ultima funzionerà indipendentemente da lui. Ecco, l'idea di una divinità di questo tipo, che si sottrae cioè alla propria creazione, inizia ad emergere all'interno del dibattito filosofico rinascimentale, che attraverso la rivoluzione scientifica e la nuova idea del meccanicismo aveva iniziato a mettere in discussione l'aspetto mitologico della teologia, cioè quello che vedeva all'interno del mondo l'azione continua di forze sovrannaturali, fossero esse benigne o maligne. Da Cartesio al primo Kant, l'idea che Dio non abbia creato ma abbia semplicemente posto dell'ordine, l'idea che la materia sia semplicemente il risultato di un caos ordinato secondo spazio e tempo, si fa sempre più forte all'interno delle varie voci che compongono questo dibattito. Ebbene, Arceus sembra essere un'entità di questo tipo, simile al dio orologiaio di Cartesio, che detta le linee guida all'organizzazione del suo mondo e che però allo stesso tempo se ne trae fuori. Simile però, non uguale. Già, perché Arceus resterà pure sopito, ma intanto ha creato non solo degli esseri che incarnano quelle leggi che lui stesso ha promulgato, ma anche una sorta di variabile X all'interno della propria macchina, ossia la volontà. Sì, perché possiamo pure ammettere che intelligenze ed emozioni siano costrette all'interno di leggi fisiche, del resto il meccanicismo sostiene questo, ma la volontà non può essere determinata. Mi spiego meglio. Intelligenze ed emozioni avrebbero una loro consistenza anche qualora non fossero delle facoltà indipendenti, ma la volontà non può non essere indipendente, altrimenti non sarebbe volontà. Vi faccio un esempio per rendere ancora più chiara la questione. Quando un uomo sostiene di voler volare, può farlo perché la volontà non risente delle leggi fisiche che effettivamente glielo impediscono. Semmai il problema sorge quando, per l'appunto, la volontà si scontra con la fisicità del mondo che effettivamente impedisce all'uomo di volare. E certo, nel nostro mondo, come del resto nel mondo Pokémon, il desiderio di volare di un essere umano non può essere realizzato perché le leggi fisiche lo impediscono,
sono, ma ad esempio la volontà di resettare l'universo, come ha provato a fare Cyrus, è perfettamente fattibile. Che poi lui non ci sia riuscito per varie dinamiche è tutt'altro discorso. Il punto è un po' questo: quello spirito a cui Arceus diede vita alle origini del suo mondo può potenzialmente essere causa della rovina di quest'ultimo, e anzi noi, grazie all'episodio Rainbow Rocket, sappiamo che una cosa simile in altri universi è effettivamente accaduta. Per esempio sappiamo benissimo che Cyrus è riuscito a resettare un universo, quindi andando contro le leggi di spazio e tempo per sua stessa volontà. E allora Arceus, se vuole che la sua creazione non smetta completamente di funzionare e non ricada nel caos, deve aver trovato un modo qualunque per tentare di istruire lo spirito secondo la sua visione di mondo. In parole povere, deve comunicare agli esseri viventi il suo messaggio e la sua idea di armonia, e deve farlo, come ogni divinità fa, tramite il linguaggio. Ed eccoci finalmente al collegamento tra Arceus e gli Unknown, tra la divinità e il linguaggio. Pensiamo alla Genesi ebraica, quando Dio disse luce e luce fu. È la divinità colei che detiene la parola, e quest'ultima giunge agli esseri umani per il semplice fatto che questi ultimi sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. E prima di avere tutte lingue diverse a seguito della leggenda della Torre di Babele, i popoli possedevano tutti la stessa lingua e tutti si capivano, perché la lingua era una sola ed era quella di Dio. Giovanni Evangelista ci permette di fare lo step definitivo. Il suo Vangelo, infatti, inizia con le seguenti parole: in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Verbo che poi è logos in greco, non solo la parola, non solo il discorso, ma anche la ragione. Non solo Dio è detentore del linguaggio, ma tra essi originariamente c'è unità. Il verbo è Dio e Dio è il verbo. E allora proviamo un attimo ad applicare questo concetto al mondo Pokémon. Arceus crea il tempo, lo spazio, l'intelligenza, le emozioni e la forza di volontà, e può farlo perché è un tutt'uno con il linguaggio. Ma nel momento in cui va in letargo, come poter diffondere un messaggio morale allo spirito? Come evitare che la volontà che Arceus ha voluto donare al suo mondo possa un giorno inceppare l'intera macchina? L'unica cosa che il Pokémon creatore può fare è comunicare con quegli esseri viventi che un tempo verranno. E quindi Arceus investe il multiverso di quella che un tempo era una sua prerogativa, ossia quella del linguaggio e in definitiva degli Unknown. E allora si spiega in questo modo l'evento delle rovine Sinjo, dove Arceus, per ricreare uno dei suoi tre figli, deve richiamare a sé gli Unknown, e grazie, senza di loro non potrebbe creare nulla, perché lo abbiamo visto, Dio in origine era la parola era Dio e Dio creava mediante la parola. E forse a questo punto mi viene da pensare che l'Arceus che conosciamo ad oggi è un Arceus incompleto, un Pokémon incapace di creare perché ha ceduto il dono della parola alla sua stessa creazione. Non solo, ma la sua creazione ha lasciato anche un messaggio, una sorta di Bibbia dei comandamenti e letteralmente una parola di Dio. Un messaggio che troviamo inciso sia nelle rovine d'Alpha che nelle rovine di Flamminia, costruite da popoli che hanno compreso il messaggio che il loro Dio voleva infondere loro e che hanno creato così una civiltà basata sull'armonia e sul rispetto reciproco, come voleva Arceus. E certo, non in tutti i mondi questo messaggio è andato a buon fine, non in tutti i mondi la parola di Arceus è stata accolta e non in tutti i mondi questa ha avuto efficacia, ma forse a dirla tutta è giusto così. Arceus ha voluto che uomini e Pokémon potessero decidere del proprio destino e che in virtù di ciò, grazie alla volontà e al libero arbitrio, potessero decidere anche di porre fine a tutto. Ha solo desiderato, forse, trasmettere la sua idea di ordine spirituale nella speranza che qualcuno fosse in grado di accoglierla. E sarebbe davvero bello se infine anche noi esseri umani, al di là di uno schermo, fossimo in grado di raccoglierla. A conclusione di questo concept analysis, una riflessione piccola ma a mio avviso fondamentale. Fino ad ora abbiamo parlato di Arceus in relazione all'Occidente e alla cultura cristiano-ebraica, ma non abbiamo ancora spiegato come questo collegamento sia effettivamente legittimato. Ecco, benché ci siano delle indubbie tracce di shintoismo all'interno del mito della creazione di Arceus e dell'intera cosmogonia del mondo Pokémon, è molto curioso che proprio Arceus, il cui nome rimane tale in giapponese, sia formato dalle parole Arche in greco principio e Deus in latino Dio. Due vocaboli inevitabilmente occidentali, così come inevitabilmente occidentale è l'alfabeto Unknown, che ricalca ovviamente quello latino. Ecco, se il dio dei Pokémon è occidentale e parla all'occidentale, allora forse proprio in virtù di questo è legittimata un'interpretazione del mondo Pokémon intero in senso occidentale e soprattutto in senso europeo, facendo riferimento sia al cristianesimo sia a qualsiasi altro tipo di paganesimo di ogni sorta. Spesso all'interpretazione del mondo Pokémon greco-nordico
nordica si è contestato il fatto che si allontanerebbe troppo dalle origini infettive di Pokémon. Ebbene, credo che con il video di oggi e in particolare con questa conclusione, io abbia in fin dei conti reso giustizia ad una mia visione del mondo Pokémon che ormai da molto tempo tento di esprimere a voi. Per il resto, che dire, il concept analysis ci ha sicuramente fornito un'immagine per così dire mista di Arceus, che ci è apparso un essere che trae dalla tradizione ebraica l'unità di Dio e linguaggio e l'origine per così dire metafisica dello spirito, ma che allo stesso tempo si sottrae alla sua creazione contrariamente a ciò che dimostra l'Antico Testamento. Ciò che tenta invece di mantenere tutto questo legato assieme è il messaggio della divinità comunicato tramite gli Unknown, che delega agli esseri viventi il compito di creare una società basata sull'armonia e sul rispetto. Una società nella quale viga un ordine anche secondo lo spirito. E certo Arceus non era assimilabile in quest'ottica a nessuna delle divinità esistenti, ma forse è proprio questo il suo vantaggio, perché potrebbe rappresentare una creatura divina del tutto originale. Del resto i riferimenti da parte di Game Freak a varie culture sono sempre stati vaghi, imprecisi e a tratti probabilmente pure inconsci. Ma in questo caso hanno forse generato il curioso effetto di creare una divinità totalmente nuova e che quest'oggi abbiamo perlomeno tentato di conoscere un po' meglio. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.